tutti sono invitati a salire sul palco. Siamo al momento della verità, siamo giunti all'ultimo passo, mancano 48 ore alle votazioni ufficiali, all'election day del 25 maggio. Questa lista non ha paura, questa lista ci mette il cuore, questa lista ci mette la faccia, questa lista è pronta a vincere per la sua Carinaro, a dare un nuovo volto alla politica. Presento subito i componenti della lista. Barbato Rachele, 38 anni, docente in matematica e fisica. Buonanno Vittorio, 50 anni, dottore commercialista. Centrella Bruno, 49 anni, operaio specializzato. Coscione Giovanni, 35 anni, vigile del fuoco e dottore in sociologia. De Simone Daniela, 41 anni, animatore sociale. Madonia Assunta, 27 anni, impiegata. Orabona Carolina, 37 anni, laureanda in scienze religiose. Zampella Nicola, 33 anni, operaio edile e geometra. Petrarca Massimo Emiliano, 31 anni, imprenditore. Attademo Maria, 35 anni, dottoressa in economia aziendale e revisore legale. Turco Alfonso, 29 anni, impiegato e dottore in scienze politiche. In questo momento presento anche Puca Antonio, che purtroppo non è potuto venire perché ha avuto dei problemi. Propongo un applauso per lui. Passo la parola al candidato a sindaco, dottor Giuseppe Barbato. Io parlerò in ultimo. Vi volevo augurare una buona serata e vi volevo ringraziare perché davvero stasera siete tanti e numerosi, e ciò dimostra che veramente ci tenete per Carinaro, per qualcuno che non avesse avuto dubbi fino adesso. Vi ringrazio e aspettate fino all'ultimo, mi raccomando. Grazie, grazie, grazie ancora. Passo subito alla presentazione del primo intervento. Interviene Madonia Assunta. Buonasera, ringrazio tutti di essere qui, sono emozionatissima. L'ultimo comizio, l'ultimo passo che precede il giorno della verità. È stata una campagna elettorale particolare per me, che ho affrontato questo viaggio con il dottor Giuseppe Barbato con la consapevolezza di poter contare su una persona determinata nel voler dar spazio alla base del futuro di questo paese, ovvero noi giovani. L'opportunità concessaci dal nostro candidato a sindaco è una di quelle importanti, perché tende la mano a tutti coloro che vogliono costruire qualcosa di buono per la nostra realtà, puntando su competenze specifiche e professionalità incondizionata. Uniti per cambiare non è solo lo slogan per il logo, è il collante che unisce tutti noi della lista, è il filo che mette insieme 13 personalità nel nome della trasparenza e della partecipazione. È il cuore di una possibile amministrazione fatta di idee innovative e di maggiore vicinanza al popolo di Carinaro. Mi sono posta l'obiettivo, qualora dovessi ottenere un ruolo istituzionale, di lavorare per il bene del Paese, tutelando costantemente valori morali ed idee di cambiamento. Penso che un amministratore all'altezza della situazione debba disporre di spirito di servizio, avvalendosi di confronto diretto con i cittadini. Sono innumerevoli e difficili da affrontare le difficoltà scaturite dalla crisi economica che sta attanagliando la nostra società. Di conseguenza anche il tessuto sociale cittadino ne accusa, ed in questa ottica che bisogna cercare di dare i natali ad un nuovo tipo di città, la cosiddetta città solidale.
C'è necessità di orientare la spesa proprio in questi ambiti in cui i bisogni sono cresciuti. Dobbiamo porre il principio posto alle famiglie con disabili, con bambini, con anziani non autosufficienti, con lavoratori colpiti dalla crisi. Occorre rafforzare gli interventi sociali, individuandone anche nuovi tipi, con l'intervento di mettere i nuclei familiari nelle condizioni di interagire più liberamente con gli amministratori. Urge attuare interventi integrativi di promozione e sostegno alla maternità, sia prima che dopo la nascita. C'è la necessità di intervenire economicamente a supporto delle ragazze madri, di promuovere e sostenere i servizi dell'assistenza all'infanzia. In tutto questo non bisogna dimenticare il sostegno morale, oltre che economico, da offrire a chi convive con disabilità di peso. Concludo il mio intervento analizzando alcune affermazioni di questi giorni. Vorrei solo ben comprendere quale sarebbe l'esperienza a cui fanno riferimento i componenti dell'altra lista e soprattutto chi è che fornisce le loro certezze riguardo al corretto modo di amministrare. Nemmeno la storia l'ha saputo dire. Figuriamoci una lista nata per interesse a meno di mezz'ora prima della presentazione ufficiale. Detto questo, l'esempio di coerenza di Giuseppe Barbato mi spinge a chiedervi di credere fermamente nel suo progetto e vi chiedo domenica 25 maggio di votare e far votare la lista Uniti per Cambiare, dando la fiducia a noi giovani, la vera lista dei giovani di Carinaro. Viva Giuseppe Barbato, viva il cambiamento. Grazie a tutti. Spazio all'imprenditoria, Massimo Emiliano Petrarca. Buonasera a tutti e grazie ancora una volta per essere intervenuti a questo nostro comizio. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno accolto me e i miei amici nelle loro abitazioni, hanno aperto le porte delle loro case, ci hanno accolto con il sorriso e speriamo che ci diano anche la loro preferenza. Nei miei interventi precedenti, al di là di quello che è stato detto dalla lista avversaria, che i nostri interventi sono stati sterili e privi di contenuti inerenti al nostro programma, posso dire di aver trattato diversi punti, tra cui il PUC, la raccolta differenziata, la riqualificazione del verde attrezzato. È ancora qui che stasera sono qui a rassicurare il popolo di Carinaro che ciò che è stato scritto nei nostri programmi sarà tutto interamente effettuato, non sarà assolutamente soltanto saranno assolutamente parole scritte sulla carta. Infatti posso sicuramente dire che ci attiveremo in modo forte e deciso affinché le zone preposte a nuovi comparti residenziali saranno... Posso dire che ci attiveremo affinché i comparti designati a zona residenziale partano al più presto. E perché no? Ci impegneremo anche affinché siano ridotti i diritti di segreteria e gli oneri di concessione che sono dovuti al Comune. Carinaro vuole essere rassicurata. Rassicurata in che modo? Madri e padri vogliono poter sapere che i loro figli al più presto avranno la possibilità di poter costruire una propria casa. A Carinaro non interessa che le zone C3 e C4 non si chiamano più C3 e C4, si chiamano B4, B5, questo non interessa, anzi pensiamo a dare un nome più decoroso a queste zone, perché così mi sembra che stiamo facendo le analisi del sangue, B3, B4 e B5. E ci tengo sempre a ricordare che dall'approvazione del PUC ad oggi sono passati 2 anni e non è stato fatto niente perché questo partisse. E oltretutto questo non deve essere stravolto. Io non ho puntato il dito contro l'amministrazione dicendo che il PUC così come è stato fatto non va bene.
Esso va soltanto modificato in alcuni punti, va semplicemente allineato con il PTP, che è il piano territoriale provinciale. Non va fatto nessun stravolgimento e non vanno spese nessune somme onerose che vanno a gravare sul popolo di Carinato. C'è anche da trattare un po' la questione del consorzio ASI, perché non basta semplicemente attirare le grandi distribuzioni nella nostra zona, perché esse che fanno? Vengono qui, fittano i capannoni che già esistono e non creano chissà quale occupazione. Il comune di Carinato deve essere un faro, deve essere un punto di riferimento per i grandi investitori che vogliono venire a portare qui le loro forze per poter creare occupazione nelle nostre terre, ma non dobbiamo far sì che essi portino la loro produzione solo nel nostro distretto industriale, dobbiamo incentivarli affinché essi possano portare anche magari la loro parte amministrativa all'interno del paese, favorendo così anche l'occupazione all'interno del paese e non solo nella zona industriale. Come ho detto l'altra volta, ho anche molto al cuore la questione di riqualificare il verde attrezzato nella fattispecie della villa comunale e ci impegneremo affinché di poterla dotare di un'area preposta al passeggio degli animali domestici, perché oggi chiunque di noi nella propria casa ha un cane, un animale domestico, e non è giusto che i nostri figli, i nostri nipoti giochino di dove uno porta a passeggiare il cane. Il cane è un animale e va onorato come tale, però lui deve avere il suo posto e i bambini devono giocare nelle aree pulite, non devono stare dove ci sono gli animali. Questi, e non solo, sono i temi che tratteremo se ci darete l'onore di amministrarvi. Detto questo, io vi dico che noi, e lo dico con onore, siamo un gruppo legati da un vincolo di lealtà e di amicizia. L'amicizia non si tradisce, perché chi tradisce l'amicizia può benissimo tradire la fiducia che gli viene dato dall'elettorato. Da qui a quello il passo è brevissimo. La lista del dottore Barbato è nata in tempi non sospetti e non è stata guidata da nessuno. Il dottor Barbato è andato avanti per la sua strada. Nessuno gli ha detto fai questo o fai quello. Siamo liberi dalle logiche di partito. Siamo uomini e donne che siamo soltanto ansiosi di mettere la nostra esperienza e le nostre capacità, perché noi ne abbiamo da vendere di esperienza e di capacità, al servizio del nostro paese. Siamo una lista giovane che è stata apprezzata da grossi esponenti politici della storia passata di Carinato. Non abbiamo nessun puparo che ci guida, attenzione. Noi pensiamo con la nostra testa. I pupari vi hanno guidato nelle case, come diceva Peppe. A noi il puparo non ci ha guidato nelle case. Lasciamo stare, Peppe, altrimenti scendiamo troppo giù, lasciamo stare. Detto questo, io dico, voglio riferirmi soltanto a un paragone che ha fatto la dottoressa Della Provitola nel suo primo intervento. Ha paragonato le liste elettorali a delle squadre di calcio. Ha detto che nelle squadre di calcio c'è bisogno di elementi giovani e di esperienza. Io, da tifoso di calcio, e mi permetta di dire anche più competente di lei, le dico che nella vita, così come nel calcio, non sempre vince chi sulla carta è favorito. Non sempre vince chi durante la propria campagna acquisti spende milioni di euro per acquistare i propri giocatori. Ma in questo caso, dico, non sempre compie i maggiori compromessi per acquistare più voti. Detto questo, io vi ricordo che si vota domenica dalle 7 alle 23 e votare è importante, dovete votare anche per le europee, vi invito sempre prima a votare per le comunali e poi per le europee e vi invito a votare per la lista Uniti per Cambiare, a votare per il rinnovamento di Carinato. Grazie e buona serata. Coscione Giovanni. Buonasera cari amici. Questa sera siamo in tanti, la campagna elettorale volge al termine, la nostra presenza e il vostro sostegno ci rendono maggiormente fluidi, ci fate sentire parte integrante di voi, siamo diventati un'unica forza. In questa serata avrei preferito parlare soltanto di come è andata questa campagna elettorale,
ma delle impressioni della gente, ma è stato insinuato che dovremmo iniziare a parlare di programma. Ma forse, cari amici, ascoltavano altri comizi, anzi ci sono state delle persone che hanno apprezzato alcuni punti da me citati, ritenendoli anche interessanti, quindi credo che qualcuno li abbia ascoltati. Ebbene, allora vorrei ripercorrere alcuni punti del programma per quei cari amici che purtroppo erano distratti e non se ne sono accorti. Vorrei soltanto sintetizzare quanto già detto. Ho sempre focalizzato l'attenzione su ciò che riguarda l'ambiente. La mia sensibilità nei confronti dell'ambiente, nei confronti della vasta materia ambientale, mi spinge all'impegno di un progetto che si fondi sullo stimolo, l'incoraggiamento, assumendo un ruolo attivo attraverso la diffusione di buone pratiche, molteplici attività di educazione e formazione, attraverso le scuole, partendo da quei piccoli gesti che nella maggior parte dei casi potrebbero sembrare banali. Quindi ho parlato dell'istituzione di un sportello Informambiente, soprattutto in questo periodo sappiamo benissimo, abbiamo il problema della terra dei fuochi, quindi accrescere il nostro livello di conoscenza potrebbe aiutarci quindi ad approfondire determinati argomenti. E quindi ho anche accennato le isole ecologiche, che possono essere fondamentali, potranno permetterci di beneficiare di alcuni sconti. Sarà attivato uno spazio che riguarderà il laboratorio del riuso e questo ci proietterà verso una nuova metodologia della gestione dei rifiuti, avviandoci verso un progetto che aprirà le porte all'occupazione. Quindi, se questo non è un programma, allora cosa è da intendere tale? Quindi, cari amici, comunque, questa è stata una campagna elettorale molto sentita, un'esperienza favolosa. Ho avuto l'occasione di girare da solo e conoscere delle persone nuove che, nonostante non sapessero chi fossi, perché qualcuno ha affermato "ma chi siete?", mi hanno accolto come uno di famiglia, con grande ospitalità. D'altronde non potevo aspettarmi diversamente, avendo un candidato sindaco che è visto come uno di casa in tutte le famiglie. Le persone hanno apprezzato questo attaccamento al progetto della lista, la passione, l'inderogabile bisogno di un nuovo inizio, senza mai permettermi, e me ne vanto, di boicottare un solo voto né della mia lista né tantomeno dell'altra, come hanno fatto loro. Perché la serietà non potrà mai essere ricercata se non ce l'hai, purtroppo. Ancora oggi viviamo nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. C'è gente che non lavora da 1, 2, 3 anni e, come dicevo la volta scorsa, è spersonalizzante, socialmente angosciante, e che addirittura vivono quasi in condizioni indigenti. Ebbene, ancora una volta, come è successo nelle precedenti occasioni delle elezioni comunali, e come per magia arriva il santone, cari ragazzi. La sua solita frase: "ma come mai? Non potevi dirmelo che non stavi lavorando? Ma come mai queste persone non si accorgano prima delle elezioni comunali?" Allora, cari amici, io ho vissuto il tempo delle promesse e quindi so cosa significa l'attesa di un posto di lavoro. Ma tutto ciò continua ad esistere, soprattutto in questo periodo, da parte di qualche sostenitore che continua a giocare sui sentimenti delle persone. Purtroppo la coscienza non bussa alla porta di certi soggetti. Quella omogeneità che ci serve per accomunare maggiormente il popolo non nascerà mai, accentuando il senso di povertà come inferiorità economica alla luce di chi ne ha di più, non essendo considerato, ed è grave, all'altezza del suo rango sociale, alienando significativamente le relazioni sociali. Come potrete pensare, cari signori, che questi possano essere solidali con coloro che emarginano e dimenticano in uno stato di completo abbandono? Il nostro gruppo ha condiviso il motto "trasparenza e partecipazione" perché proviamo empatia
siamo sempre stati abituati a guardarci alle spalle ed immedesimarci nei panni di chi sta peggio di noi, aiutarli senza un tornaconto. Ma chi non ha mai vissuto determinate condizioni, come potremmo sperare che possa minimamente sentire il bisogno di affacciarsi dalla parte di chi sfortunatamente non riesce a vivere nemmeno in condizioni mediocri. Potremmo avere tutto l'oro del mondo, ma non riusciremo mai a comprare il rispetto, l'altruismo e la serietà e tanti altri valori innati, perché siamo stati socializzati in un determinato modo. Il saluto, per esempio, è alla base dell'educazione dell'essere umano. E come potrete pensare di avere un buon primo cittadino ed essere accolti col sorriso e a braccia aperte nel momento in cui vi amministrerà, se già da adesso non vi degna nemmeno dello sguardo passando a due metri, da voi, e dire né buongiorno né buonasera? E come si può pensare che con determinati atteggiamenti si possano costruire dei legami sociali forti? Nella vita la semplicità ha sempre regnato e la presunzione che ha sempre avuto breve durata. Hanno sostenuto che da parte loro c'è tanta professionalità, nessuno lo mette in dubbio, ma noi abbiamo la qualità, abbiamo anche una forte personalità, l'umiltà, ma soprattutto il rispetto. In questo frangente ho sempre camminato a testa alta, mentre alcuni personaggi non ti degnavano nemmeno di uno sguardo, quasi come se fossimo in guerra. E come potremmo pretendere che possano avere rispetto dei loro stessi cittadini? Se la competenza, il confronto, il dibattito politico fondato sull'esperienza debba essere inteso in questi termini, allora preferisco di rimanere inesperto, però continuando a rispettare chiunque esso sia. Vorrei concludere, e l'altra volta l'ho fatto citando un grande sociologo, e questa volta lo faccio citando un grande uomo che, per rispetto, non dico il nome, però una persona che mostra apparentemente delle difficoltà, ma non è così. Ho ricevuto una grande lezione di vita. C'è una persona, quindi, che magari lo conoscete tutti, è un grande tifoso del Napoli. E io gli avevo promesso di portarlo a vedere la partita del Napoli in un settore riservato a degli invalidi che accompagna un mio parente. E quindi gli avevo detto che non ci sarei andato io, però avevo promesso di farlo andare. Quindi nel momento in cui è arrivata questa prenotazione non faceva altro che continuarmi a ringraziare. Volevo offrirmi il caffè, e siccome questa persona non sa scrivere, allora mi ha preso per mano perché voleva essermi riconoscente. Ha detto: almeno insegnami a mettere lo stampino sul foglio, perché voglio votarti. E quindi ti accorgi che purtroppo è lui che in quel momento insegna qualcosa a te, di come un piccolo gesto possa toccarti profondamente. E voleva essermi comunque riconoscente a tutti i costi, e credo che ognuno di noi dovrebbe fare tesoro di questi gesti e prenderli per esempio, da esempio, che a volte vengono anche discriminati vergognosamente. E ho capito che queste sono le grandi vittorie della vita. Ci sono cose che non si imparano, ma che si hanno, perché una forza molto più grande di noi ci ha donato. Potremmo avere 2, 3 lauree, 4 lauree, ma l'intelligenza del cuore non la potremo mai acquistare. A volte non c'è bisogno di fare riferimento a dei grandi personaggi che hanno fatto la storia, perché ci sono persone comuni, molto umili, che godono di una profonda grandezza, quella di essere immensi nell'anima. Quindi, cari amici, avete avuto il modo di conoscerci e di fare delle valutazioni, quindi noi siamo delle persone semplici, persone che ve le troverete in qualsiasi momento della giornata, quindi questo dovrà farvi riflettere. Quindi, cari amici, votateci il 25 maggio, venite tutti, siete in tanti e sosteneteci a gran voce, perché ce lo meritiamo. Rubo ai miei colleghi solo 2 minuti, voglio ringraziare tutti quelli che in questi giorni mi hanno sostenuto, mi hanno incoraggiato. Io ce l'ho fatta,
ho vinto la prima battaglia, la seconda ben venga che arrivi. Io voglio incuotervi serenità nel votare, votate con serenità. È vero, questa è una battaglia fredda, però dov'è che, cioè, dove c'è competizione, ovviamente a volte, ecco, nell'errore o fatto giusto, ci sono queste cose. Io una sola cosa devo dire alla lista numero uno: tutto potete dire, forché che siamo una politica menzognera. Noi così siamo nati dall'inizio, così siamo alla fine, così saremo. Non siamo per niente bugiardi, questo lo dimostreremo fra qualche minuto, perché si sono presi la briga non di prendere in giro il singolo soggetto, vi hanno preso in giro e adesso vedrete il perché. Il mio collega Buonanno vi mostrerà un qualcosa che è da brivido, perché non è mai successo. Ora vi saluto. Subito passo la parola, perché sarete curiosissimi di farlo, di attendere questa notizia. Vi incito a votare la lista numero 2, ovviamente, e la quota rosa, ovviamente siamo qui a rappresentare. Noi nasciamo per i cittadini e con i cittadini e rimarremo tali. Va bene, buonasera. Come anticipato da Rachele, è il turno di Buonanno Vittorio. Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi di essere qui questa sera e soprattutto scusarmi con le persone a cui inevitabilmente, sia noi che i candidati dell'altra lista, abbiamo infastidito in questi giorni andando nelle case, qualcuno anche ad orari impossibili. Volevo fare solo una premessa di come è nata questa lista, perché poi ci sono delle voci in giro che sinceramente sono frutte solo di menti bugiarde, di persone che non sanno qual è la verità. Questa lista è nata circa un annetto fa, quando Giuseppe Barbato mi parlò di questa sua intenzione di formare una lista giovane per dare la possibilità alle persone di scegliere una volta tanto, libera da condizionamenti politici dell'uno o dell'altro personaggio. E quindi man mano si sono aggiunti delle persone scelte quasi una ad una in base a determinate caratteristiche. Come avrete sicuramente potuto vedere, sono tutti giovani determinati, quasi tutti laureati, e questo non sarebbe comunque un fattore discriminante, ma sono intelligenti ed onesti. Volevo solo ribadire una cosa: che dietro di noi non c'è mai stato e non ci sarà mai nessuno. Al nostro fianco invece ci sono tanti amici disinteressati che ci stanno aiutando ad entrare nelle case, a far conoscere il nostro programma e a farci votare. Volevo, per quanto riguarda delle domande che abbiamo posto e a cui sono state date delle risposte, alcune risposte vaghe e assolutamente insoddisfacenti, io stasera non le voglio riproporre, perché ormai ne abbiamo parlato già troppo, le conoscete, e quindi penso sia inutile continuare a riproporle. Però parliamo di programma, visto che la candidata capolista ha detto dobbiamo parlare di programma, basta con queste chiacchiere, parliamo di programma. Mi sono appuntate due frasi ad effetto che mi sono piaciute, dette dalla candidata capolista della lista numero uno. Il peggior difetto è quello di essere bugiardo. Ancora, bisogna raccontare la verità, bisogna avere il coraggio di dirla. Allora facciamo un confronto fra i programmi. Questo è il nostro, distribuito in tutte le case a tappeto, lo troviamo dappertutto, in cui praticamente parliamo di lavoro e di economia locale, amministrazione trasparente e partecipativa, politiche sociali, programmazione e bilancio,
riqualificazione urbana ed ambientale. Dentro, non ve lo sto a leggere perché sarebbe ripetitivo, visto che ce l'avete tutti, sicuramente l'avrete letto più di una volta. Ebbene, io ho avuto difficoltà a trovare nelle case il programma amministrativo della lista numero 1. Non l'ho trovato in nessuna casa. Eppure è obbligatorio, bisogna depositarlo all'albo pretori del comune. E alla fine ho pensato, siccome ero curioso di sapere in effetti che cosa intendevano proporre ai cittadini di Carinaro, qual era il loro impegno per Carinaro, abbiamo fatto richiesta di una copia all'albo pretorio del comune, copia che ci è stata data, penso pochi di voi l'avranno vista. E poi ho pensato, siccome c'erano delle belle frasi indubbiamente, ho fatto una ricerca su internet così e mi sono imbattuto in un programma amministrativo del comune di Attimis. Il comune di Attimis, per chi non lo sapesse, è un comune del Friuli di circa 2000 abitanti, un comune quindi con caratteristiche molto diverse dal nostro. Ho cominciato a leggerlo e ho notato delle somiglianze fra i due programmi, però man mano che leggevo mi accorgevo che non erano delle somiglianze. I due programmi sono uguali! Il programma della lista numero 1 è copiato dal comune di Attimis, che domenica andrà alle elezioni. Vi leggerò alcune frasi. La prima: la politica è soprattutto saper leggere i segni dei tempi. L'altro: la politica è soprattutto saper leggere i segni dei tempi per cogliere i cambiamenti in atto. I due programmi sono assolutamente identici. Signori, vi hanno preso in giro! Non hanno avuto la capacità di scrivere quattro righe. Quattro! Hanno copiato il programma amministrativo, che è il patto che lega una lista ai propri elettori. Hanno copiato. Vergogna, vergogna, vergogna. Vogliamo parlare di programma? Quale programma? Possiamo parlare solo del nostro programma, perché altrimenti dovremmo parlare del programma del comune di Attimis. Per chi lo volesse vedere, il sito è www.libertasviluppoattimis.it. Su questo sito troverete il programma, che è esattamente identico a quello della lista numero 1. E allora, sinceramente, non possiamo parlare delle 11 domande, non possiamo parlare di tutti gli altri quesiti che non hanno avuto risposta, non possiamo parlare neppure del programma. Io non so di cosa altro parlare. Quindi lascio la parola a chi verrà dopo di me, non so che cosa vi dirà. Comunque, per domenica votiamo delle persone serie. No. Cioè, mi viene da ridere. Questi sono professori, sono insegnanti. E copiano! Con che coraggio entrate a scuola? Dopo il saluto di buon anno, Daniela De Simone. Buonasera a tutti, sono Daniela De Simone, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista Uniti per Cambiare con il dottor Giuseppe Barbato, sindaco. Nel corso dei nostri comizi si è dato ampio spazio alla presentazione del nostro unico, a quanto pare, programma, che nasce dopo un'attenta analisi dei bisogni del territorio carinarese. La realtà carinarese è complessa, e complessa sono gli interventi da attuare per migliorare la qualità della vita di tutti.
Rendere la nostra Carinaro un comune virtuoso è sempre stato l'obiettivo di tutte le amministrazioni locali che si sono succedute in questi anni. E anche noi della lista Uniti per Cambiare ci assumiamo l'obbligo morale di amplificare questo sforzo. Noi vogliamo ottenere risultati lusinghieri. Il nostro impegno è corale. Sì, corale. Noi siamo onesti, trasparenti, nuovi, è vero, sì, nuovi nello scenario politico. Noi non abbiamo nessuno scopo. L'unico fine è quello di attuare il nostro programma. Solitamente si chiama tecnicamente, anzi, linee programmatiche di mandato. Il nostro candidato Vittorio Buonanno ha già specificato che è particolarmente articolato in 5 punti, aree tematiche che in qualche modo inglobano tutto quello che è l'interesse per Carinaro si fonda sulle politiche sociali, sulla programmazione, sulla riqualificazione urbana. E come siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché ogni candidato ha messo a disposizione le proprie competenze, perché noi ne abbiamo di competenze anche da vendere. Bravo! Abbiamo scritto un programma originale, ci è voluto del tempo, ore di lavoro, ma alla fine, come una brava squadra, abbiamo ottenuto un programma lineare, comprensibile, diretto ed attuabile per le esigenze di Carinaro e non di un paese che si trova in un comune, cioè un comune posizionato tra le montagne friulane. Allora, ascoltatemi un po', io mi chiedo, ma com'è possibile che chi ama e chi vive così tanto il suo paese, come la stessa candidata dottoressa Della Provitola della lista numero 1, non ha sentito l'esigenza di scrivere di suo pugno il programma che le avrebbe permesso di dimostrare quanto il suo attaccamento al paese e quanto realmente lei sia brava, perché le dice di essere una brava amministratrice, che lo metta un po', non so, che lo faccia vedere un po' a tutti, che lo metta in pratica. Sicuramente un unico merito glielo riconosciamo, certo, anzi lo può scrivere anche nel suo curriculum, è quello di saper utilizzare i motori di ricerca. Così, oltre a essere laureata, può anche dire che sei bravissima a copiare fedelmente il programma di un'altra lista civica. Libertà e sviluppo per Attimis, così si chiama. Allora, per chi non la sapesse, per dovere di cronaca, visto che stasera Attimis sarà conosciuto dai più dei 1894 abitanti che conta, fino penso a stamattina. Attimis si trova in provincia di Udine e quest'anno, come appunto Carinaro, come appunto i 4.000 comuni che rinnovano in tutta Italia il Consiglio Comunale, il già uscente dottor Dino Ronchi, militante nell'area PDL Lega Nord, ha presentato e ha pensato bene di caricarsi alla carica di sindaco, presentando, come è da prassi, come è da legge, lista e programma. Possibile che la candidata sindaco di Carinaro non è in grado, insieme ai suoi preparatissimi candidati consiglieri, di stilare un programma fedele alle esigenze territoriali, quindi di Carinaro, e invece ha pensato bene di copiarlo? Ma e neanche, perché poi sappiamo benissimo che la sua lista è formata da ben 12 componenti, abbiamo un paio di docenti, anche dei laureandi, così sembra, e neanche la sua titolata docente, la cosiddetta dottoressa, anzi prof, lei che solitamente nei suoi discorsi eccede in citazioni e, come dire, nomina anche molto spesso la Thatcher, a quanto pare, proprio perché la tiene come esempio da imitare,
e poi alla fine che fa? Si perde. Cioè, che significa che si perde? Si perde che adotta il solito cliché, il solito, quello di attuare il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato. Ha bisogno di tempo, io l'ho capito, la prof ha bisogno di tempo, perché non poteva scrivere come abbiamo fatto noi, perché lei doveva andare in giro con il suo chihuahua, quello un po' isterico, che vanno a raggranellare, a raccogliere un po' di voti per Carinaro, e hanno bisogno di tempo per raccoglierli questi voti. E allora ha detto: mi dispiace cari candidati colleghi, non ho tempo per scrivere, pensate a copiare. Anzi, riguardo a questo fatto di pensare a copiare, sicuramente nella sua carriera scolastica avrà scritto almeno una volta, tre, perché questa non è farina del tuo sacco. E allora io le do due, perché anche nel suo sacco la farina non è sua. Devo scrivere. Stasera comunque abbiamo capito qualcosa, non siete capaci, non siete trasparenti, non siete partecipativi, ma siete solo presuntuosi, arrivisti, ipocriti, ambiziosi e legati al vecchio modo di fare politica. Non c'è possibilità di confronto. Noi pensiamo e realizziamo, voi cercate e copiate. Ricapitolando, Artemis, paese di montagna, Carinaro non mi sembra. Loro stanno a nord, noi stiamo a sud. Candidato PDL, Lega Nord, e lei forse, non so, area di centrosinistra. Confusione su confusione. Ma vorrei dire, oltre all'inganno, anche l'incoerenza, dottoressa Della Provitola. Almeno avesse copiato un programma di una lista che sposa le sue ideologie politiche, o che trattasse le problematiche socioambientali di un comune, diciamo qui nell'Interland, nelle nostre vicinanze. Ma no, lei candidata a sindaco, quindi non è giustificata, perché quando si vuole intervenire per il benessere comune, le idee arrivano, si materializzano, partono, cioè gli input arrivano, non c'è bisogno di andarle a cercare altrove. Le bugie hanno le gambe corte, e anche se il comune di Artemis, che sembra così lontano, oggi invece è stato così vicino a noi e sappiamo che soffre dei nostri stessi problemi. Sì, problemi con la terra dei fuochi, falde acquifere inquinate, il PUC da rivedere, parco agricolo, disoccupazione, che più ne ha più ne metta. Sarà contento il candidato sindaco di Artemis di avere questi problemi, non l'aveva preso in considerazione neanche lui. Forse le consiglio di riposarsi un po' da queste fatiche della campagna elettorale, dove ha fatto l'impossibile per tenere in alto i toni, il livello politico, perché lei sta su, tanto su da arrivare a Artemis e a trovare il programma bello e facile. Se mai dovesse incontrare il dottor Ronchi, sempre quel candidato che pure lui la notte si è messo a scrivere come noi, che dire? Glielo dirà che nonostante la distanza geografica le distanze si sono accorciate e che siete così in sintonia, dottor Ronchi, che io ho fatto mio il suo programma. Intanto a Carinaro si lavorerà per tutti, anche per lei, non si preoccupi, candidata, che rimarrà solo candidata, insieme anche agli altri suoi preparatissimi consiglieri. Dorma un pochino, si riposi un pochino, che ne ha bisogno. La ricerca è stata lunga, è dovuta arrivare fino in Friuli. Comunque, che dire, è stato detto tanto, adesso diciamo cose un po' più serie. L'articolo 48 della Costituzione sostiene che il voto è personale ed è uguale, libero e segreto. Fate il suo esercizio e dovere civico, esercitatelo questo vostro diritto. Fatelo diventare il vostro strumento per sentirvi parte attiva di un rinnovamento che darà la forza di agire a chi vuole soltanto il bene per tutti e non esclusivo di pochi eletti. Il mio voto non è segreto, lo sapete benissimo, io voterò per la lista Uniti per Cambiare e, se permettete, la preferenza la do a me stessa. Grazie e buonanotte.
Maria Attademo. Buonasera signori, grazie. Ma mi conoscete? E allora abbiamo risposto già alla prima domanda, perché la dottoressa Provitola dice: ma chi la conosce questa ragazza? Mi sistemate il microfono, perché questa ragazza ha fatto qualche danno, e veramente ha fatto qualche danno, signori. Volevo dire solo una cosa, la dottoressa della Provitola, noto subito che dalla sua bocca non esce mai per me l'appellativo di dottoressa, però ha ragione, io le devo dare ragione, perché io quando vado dalla gente e stringo la mano alla gente dico piacere, Maria, non servono i titoli per essere una signora, mia cara dottoressa. E però gliel'ho portati, dopo in borsa abbiamo le fotocopie, la fotocopia della laurea, la fotocopia dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista esperto contabile, le ho portato la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che mi proclama revisore legale, per il quale bisogna avere requisiti morali e professionali, e mi meraviglio di lei perché queste sono informazioni pubbliche, reperibili da pubblici registri. Poi ha detto: ma dove abita questa dottoressa? Ebbene, io abito a Carinaro, sono una cittadina di Carinaro e abito nella sua stessa strada, a pochi passi da lei, e questo non le fa molto onore, dottoressa. Io la chiamo sempre dottoressa. La dottoressa forse non si ricorda che mi ha anche incontrata, perché io ero seduta proprio accanto a lei durante la prima riunione della Terra dei Fuochi, dove io mi feci sentire e lei mi guardò in faccia e mi parlò pure. Ma perché non si ricorda più di me questa dottoressa? E poi le volevo ricordare che nel 2010 questa ragazza andò dal sindaco Mario Masi e parlai con altri dipendenti comunali, e fu convocato anche il vigile Zampella, che allora insomma era ancora lì. E questa ragazza andò a proporre un progetto per il PON sicurezza dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lei non c'era, perché lei non c'era, e mi disse il sindaco, mi disse: guardi, è un progetto bellissimo perché si possono fare tante cose belle per la gente attingendo da fonti europei. E mi disse: la faccio contattare subito dall'assessore alla trasparenza e alla legalità. Ma questa telefonata non arrivava mai. E io richiamai il sindaco Masi, il quale evidentemente la redarguì su questa cosa. E subito arrivò la telefonata. E parlai con lei. E mi ricordo ancora di un'arroganza: ma chi è lei? Ma chi è questa dottoressa? Ma chi è? E io le spiegai che cos'era l'Agenzia Nazionale e il progetto che si poteva fare e quello che si poteva fare, e da lì io capii: ma che studia sto comune di Carinaro? Stiamo indietro anni luce, le notizie, le cose non se le vanno a cercare, e questi sono stati i nostri assessori. Questa ragazza però lo sapeva, perché io mi informo, cerco, vedo, vado a vedere che cosa dobbiamo portare qua nel nostro paese per crescere, per svilupparci, per avere i nostri interessi. Poi ha detto tante cose: ma che ne sa questa ragazza dei bisogni della gente? Ma che ne sa questa ragazza? Ma c'ha un'azienda, dove lavora? Ma io voglio dire solo questo, è scesa molto in basso, dottoressa, ma si sta arrampicando sugli specchi, perché queste sono chiacchiere da retrobottega, quelle che sta facendo lei su di me. Io ho avuto un'azienda, imperfetto, avevo un'azienda, l'avevo a Carinaro, addirittura la dottoressa ha detto ha avuto dei fallimenti. Mi dispiace, dottoressa, io credo che lei sia laureata in giurisprudenza, ma forse nel suo piano di studi non ha mai sentito parlare di diritto commerciale. Ma lei non lo sa che si può fare una semplice misura con un clic al registro delle imprese e sapere tutte le informazioni di un'impresa, lo statuto, tutto, i soci, il capitale, la situazione giuridica? Ma per caso ha fatto un clic e ha visto fallimento? Ma non lo sa che il fallimento è una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, che è una cosa, è una cessione di quota, ne è ancora un'altra cosa? Ma non dobbiamo fare lezioni di diritto? Se le studi queste cose, le vado ad approfondire, che le conviene. È proprio questo fatto di avere l'azienda a Carinaro che mi ha spinto.
spinta ad entrare in politica ed occuparmi proprio del lavoro, perché io sono la manifestazione esistente, proprio la prova esistente di quello che succede a Carinaro. Per le assunzioni, per le persone che vanno sempre le stesse persone ai colloqui, sempre questo Santoni che gestisce chi portare e chi non portare, senza un curriculum, senza una cosa, cioè sempre le stesse cose. E non ci ripetiamo, perché questa è la lista per voi, questa è la lista degli interessi della gente. E ora vi lascio, perché veramente abbiamo pochissimo tempo, però studi, dottoressa. Dottor Giuseppe Barbato. Cittadini, elettori, elettrici, carinaresi tutti, siamo giunti alla conclusione di questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per le elezioni dirette del Sindaco. Carissimi amici miei, Carinaro avrà una svolta epocale. I giovani, i cittadini e gli elettori avranno una grande responsabilità, quella cioè di consegnare il nostro paese ad una nuova classe dirigente. Noi siamo pronti, è arrivato il momento di assumersi tutta la responsabilità che esso include. Carinaro merita molto e noi della lista Civiche Uniti per Cambiare ci siamo. Prima di iniziare il mio comizio voglio porre la vostra attenzione ad un avvenimento che è accaduto 22 anni fa, cioè la strage di Capaci, dove veniva ucciso in un attentato mafioso il 23 maggio 1992 sulla strada A29 che da Capaci portava a Palermo il giudice antimafia, il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morbillo e tre agenti della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinari. Avete fatto bene ad applaudire. Qualcuno ha fatto pure un'ironia, dice io nel Consiglio Comunale ricordavo questo avvenimento, e per forza, io mi sento di Carinaro. Carinaro ha bisogno anche di questi momenti, non solo di cabaret. I cabaret e commedie ne hanno fatti parecchio. Qua stiamo eleggendo il Consiglio Comunale, qua stiamo eleggendo delle persone che per 5 anni, fino al 2019, garantiranno le sorti del nostro paese, garantiranno il futuro ai nostri figli. Attenzione, qua lo stiamo facendo le piruette. Sul nostro programma, sulle linee programmatiche che adotteremo durante il mandato amministrativo 2014-2019, quali il lavoro, il nostro comune deve promuovere e rendere effettivo questo diritto, deve assolutamente ritornare la fiducia nel lavoro a tutti i livelli, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nel settore privato, per i giovani, per tutti coloro che cercano e hanno perso il posto di lavoro, per le aziende stesse ubicate nel territorio, attiveremo uno sportello informa giovani con funzioni davvero, che funzioni davvero per realizzare progetti proposti e supportati dall'amministrazione, sia dal punto di vista organizzativo che economico. Faremo della banca dei dati del personale, continuamente aggiornata, suddivisa per sesso, per età e per titolo di studio, competenze professionali e abilità da cui le aziende locali possono attingere i lavoratori, realizzando un corretto, trasparente ed efficiente incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Attiveremo dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale per specializzare figure lavorative, qualificare l'offerta e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Corsi di formazione quali quelli di tipo artigianale o quelli dei mestieri, per consentire l'acquisizione di specifiche competenze, per aumentare la produttività e la competitività delle aziende locali. Rimpingueremo sempre uno sportello per le attività produttive a sostegno dell'imprenditoria locale, che attivi canali di ricerca per finanziamenti a vari livelli, per incentivare formule imprenditoriali innovative,
interventi capaci di creare occupazione e reddito, con particolare riferimento al lavoro giovanile e femminile. Incoraggeremo la costituzione di cooperative agricole e di consumo dei prodotti della nostra terra. Rivolgeremo particolare attenzione alle politiche sociali. Intendiamo mettere al centro dell'azione amministrativa la persona che è il bambino, che è il giovane, che è l'adulto, che è il pensionato e l'anziano, un percorso di vita con bisogni, ruoli, potenzialità diverse. Al bambino garantiremo la qualità della vita attraverso la creazione di un contesto socioambientale favorevole, in cui anche i genitori trovano opportunità e strumenti di sostegno per garantirgli il gioco, lo sport, lo studio. Promuoveremo strutture e servizi ricreativi destinati all'infanzia, come le ludoteche. Al giovane invece garantiremo iniziative di formazione e formazione giovanile, creando occasioni e luoghi più di elevati livelli di cultura, di istruzione, di apertura al cambiamento e all'orientamento al lavoro, alla coltivazione del suo talento e alle sue aspirazioni. All'adulto, solida base della comunità, garantiremo un sostegno nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Al pensionato, nuova ed importante risorsa per la comunità, saranno garantite numerose iniziative in quanto persona attiva che dispone di molto tempo libero, che si presta a ruoli più vari, quali quelli di nonno, di volontario, di impegnato nel mondo del sociale. Ed infine all'anziano, fonte di esperienza e saggezza, sarà dedicato tutto il nostro impegno per la preservazione della sua dignità e la valorizzazione della sua esperienza. Verranno favoriti momenti di aggregazione sociale. Abbiamo già da anni la festa della terza età. Diminuiremo anche il soggiorno climatico, garantiremo i servizi di supporto alla persona, ma verranno anche incoraggiate e sostenute le famiglie a far rimanere l'anziana parte integrante di esse. Sosterremo le fasce più deboli, svantaggiate. Ci attiveremo per un consultorio per le famiglie, per gli immigrati e per la richiesta di un decentramento di alcuni servizi dell'ASL destinati ai diversamente abili e all'assistenza domiciliare. Coinvolgeremo tutte le associazioni di volontariato, della politica, degli interventi sociosanitari comunali, come il telesoccorso già avviato, l'acquisto di un defibrillatore. Riprenderemo il trasporto gratuito per gli anziani. Stabiliremo fasce di esenzione e tariffe agevolate per l'accesso ai pubblici servizi, per famiglie ed anziani a basso reddito e per situazioni di comprovato disagio. Attiveremo uno sportello per il microcredito. Stipuleremo convenzioni con le aziende di autotrasporto al fine di agevolare le famiglie degli studenti frequentanti le scuole superiori e l'università per il rimborso degli abbonamenti. Attiveremo il servizio di mensa scolastica con orario continuato per agevolare le mamme lavoratrici che non riescono a coordinarsi con i tempi di uscita dei propri figli dalla scuola. Potenzieremo il servizio di scuola bus e poi vogliamo un'amministrazione trasparente e partecipativa. La nostra amministrazione sarà improntata ai criteri di buon andamento, di legalità e di democraticità nell'organizzazione delle sfere di competenza, di ragionevolezza, di efficienza, di imparzialità e partecipazione al procedimento amministrativo. Riconquistare la fiducia e instaurare un dialogo permanente e continuo con i cittadini, con le associazioni, con le forze sociali. Sarà quindi un impegno prioritario del nostro movimento per offrire quei servizi e quelle risposte che il cittadino esige e merita. L'intera struttura burocratica dovrà facilitare il rapporto cittadino-ente nell'ottica di una maggiore economicità, efficienza e funzionalità. Taglio. Il nostro sarà un comune aperto. Per la programmazione in bilancio invece l'obiettivo della nostra amministrazione comunale è garantita da una meditata e approfondita programmazione finanziaria, sia pluriennale che annuale. Riattiveremo le guardie ecologiche, assicureremo l'efficienza dei servizi di approvvigionamento idrico potabile e ci interesseremo dell'inquinamento elettromagnetico. Istituiremo una rete municipale Wi-Fi che ci faremo garanti delle risorse approvate dal governo centrale per il decreto della cosiddetta terra dei fuochi. Maggiore attenzione alla zona ASI,
Ma voi lo sapevate che in tutta la vasta zona non c'è l'acqua? E Santone, che in tutti questi anni ha detenuto la delega alle attività produttive e allo sviluppo economico, a chi pensava? Ad onore del vero, pensava solo a determinati periodi o imprecisati a fine collaboratori familiari. Noi invece la pensiamo solo per le cose serie, la zona ASI. La mia amministrazione si attiverà per sfruttare magari anche i fondi europei, o addirittura costituiremo un cartello tra i comuni di Carinaro, Teverola, Gricignano e la stessa direzione dell'ASI per ottemperare a questa esigenza. Miei cari comuni paesani, in questo momento storico della nostra Carinaro non posso far altro che ringraziarvi per come ci avete accolto nelle vostre case, trattandoci come persone di famiglia. Questo ci rende orgogliosi, perché su questo principio inderogabile che vogliamo contribuire a costruire la politica del futuro della nostra realtà. A nessuno di voi saranno sfuggite le vicende legate alla formazione della lista avversaria, tutte caratterizzate da liti, da veti incrociati, tradimenti e imposizioni, ingredienti che favoriscono alla lista di Della Provitola i connotati dell'incoerenza, della disomogeneità e della precarietà, una lista destinata a scoppiare e a defragare appena arriveranno sul tavolo le prime questioni legate agli interessi e agli affari. Carinaro Libera è un gruppo questo che non assicura alcun tipo di prospettiva al nostro paese. Quando a noi della lista Uniti per Cambiare abbiamo posto loro alcuni quesiti di contenuto politico, non sono arrivate risposte fondate e convincenti, anzi sono arrivate solo insulti e cadute di stile, delle vere e proprie espressioni a dir poco volgari, ma correlate da una mania di grandezza mostruosa. Ci batteremo fino all'estremità delle nostre forze sul concetto di legalità e trasparenza. Attenzione! Non molto lontano, alcuni mesi fa, con un'associazione di promozione locale abbiamo organizzato diversi incontri che hanno dato d'ampio risalto alla legalità, coinvolgendo le scuole, le associazioni e i cittadini. Altro che paroloni di cui si riempie solo la bocca la nostra signora. La signora ricordi che deve arrivare ancora la sentenza del TAR sulla questione gazebo, in quanto i conflitti di interesse ha scritto, gli hanno detto verità, in verità, perché lei non era nemmeno a Carinaro, che in passato aveva avuto dei conflitti di interessi, perché un figlio di un campanare faceva l'assessore e il padre vinse una gara per l'acquedotto, come sapete. Ebbene, l'amministrazione di allora impose immediatamente, quando il padre vinse la gara, di far dimettere il figlio. Quindi mio cognato si dimise immediatamente, cosa che non ha fatto lei, cara signora. Perché anche nella nostra amministrazione c'è stata una gara, gli è stato affidato un lavoro alla Meridiana Costruzioni di suo marito, che è un costruttore. Riceveva un incarico tanto da far scrivere a Paolo Sepe, ora suo candidato, capiamoci bene, una vibrante lettera il 6 aprile del 2010, in cui si dissociava per tale incarico perché l'accusava di contravvenire alle regole del codice etico che noi tutti ci eravamo dati all'atto della firma della nostra candidatura. Quello c'è, come mai un familiare, un parente, incorreva in una situazione del genere, doveva immediatamente dimettersi, cosa che lei non fece, anzi non ha fatto mai, tanto da tenerla attaccata alla poltrona per ben 4 anni e mezzo. E poi negli ultimi 5 mesi abbiamo iniziato a dare i numeri, ma rimase nel buon, ma rimase nelle fatte vieti. Ma tu fino alla manifestazione del 4 novembre l'hai elogiata a Marimasa. Io non è che voglio fare le leggi di Marimasa, assolutamente, ma almeno è coerente su quello che ha fatto. Ebbene, il suo signore è solo un segnale di un modo di far politica becero e antiquato,
che si nutre di odio e di gelosie. I nostri candidati invece sono animati da buona volontà, da tante energie fresche e dalla voglia di cambiare. È per questo che vi rinnoviamo, ho terminato, la richiesta di voto e di consenso e di darci l'opportunità di governare Carinaro, nel segno della legalità e della trasparenza, nel segno del cambiamento. Per cambiare l'aspetto di un paese occorre un'amministrazione unita, occorre un'amministrazione onesta, occorre un'amministrazione paese. Vi assicuriamo che metteremo tutte le nostre forze, tutta la nostra voglia e daremo tutta la nostra passione per capire e governare la nostra città. Non abbiamo terreni da difendere, né interessi da proteggere. I cittadini questi lo sanno. Abbiamo sentito dagli avversari della lista opposta solo tante bugie, solo cattiverie, ma non abbiamo sentito una sola parola, ho finito, sulla Indesit. Ma vi siete scordati che noi viviamo sulla Indesit, che le nostre famiglie stanno vivendo dei momenti di disastro sulla Indesit. Ma dove stavate? Stavate a mangiare pane e caviale. Vi ringrazio, il 25 maggio votateci, votateci, non vi deluderemo. Grazie, grazie a tutti.